Federico, noi 2 anni fa, anzi mi hanno scelto in un movimento, io sono un decano, dei ragazzi per far parte di una coalizione con un brand completamente nuovo. Ci siamo presentati, non il solito destra, sinistra, centro, Officina delle Idee. Ho avuto la fortuna con dei ragazzi di fare una coalizione, un movimento veramente nuovo, innovativo di idee, che sul territorio ha voluto dire certamente qualcosa. E grazie a voi che questa sera noi continuiamo a portare avanti questo messaggio, questa idea di rinnovamento e di diverso. Quando io vado a scuola, perché insegno in un istituto tecnico, parto dall'articolo 3, perché è un profumo bellissimo, è il vostro profumo, un profumo di diversità, un profumo di rinascita, di un territorio che vuole crescere, e lo farà grazie soprattutto a voi, così come sono cresciuto io, che pur avendo la mia bella età, grazie a questi ragazzi che hanno avuto la voglia di mettersi in gioco in un paese, in una piccola comunità, e da media 34 anni abbiamo avuto nella coalizione, e grazie a voi che questo territorio ha delle speranze. Una parola particolare per l'umiltà dei ragazzi di Caulonia mi è consentito, vero? Quindi ragazzi umili, garbatissimi, ragazzi che con sudore riescono a portare avanti gli studi, e penso che era un dovere nostro come rappresentanti politici, come dire, del territorio, della comunità, di vivere insieme questo momento. Quindi ringrazio i dirigenti, ringrazio anche il vice sindaco, ma soprattutto ringrazio i ragazzi, e abbraccio fortemente i miei compaesani che hanno veramente ottenuto un risultato brillantissimo. Grazie a tutti per essere venuti. Grazie, se vogliamo grazie a tutti, benvenuti, grazie per essere intervenuti così numerosi, e siamo davvero lieti di aver organizzato, di avervi qui con noi, di aver organizzato questa serata in onore di questa classe, di questi ragazzi che, come sicuramente avrete saputo, hanno partecipato a una trasmissione televisiva, è stata mandata in onda sulla RAI, una trasmissione con il nome Per un pugno di libri, e questa manifestazione li ha visti concorrere, gareggiare insieme a un'altra classe di un altro liceo classico del nord, del Giacomo Leopardi, appunto di Recanati, e ha visto quindi la quinta C appunto del liceo classico di Uovile di Locri appunto gareggiare. I nostri ragazzi locresi quindi si sono distinti, hanno emerso, insomma, si sono fatti valere e hanno dato prova di grande capacità, e quindi siamo veramente orgogliosi di questi ragazzi che comunque, come diceva lo slogan anche della nostra locandina, proprio perché hanno dato la possibilità di riscatto a questo territorio. Grazie. Noi diamo subito la parola alla preside, che ovviamente rappresenta l'istituto, a meno che, non so se c'è qualche necessità, noi abbiamo un rappresentante istituzionale che è l'assessore alla cultura. Se vuoi iniziare tu, Domenico. Ok, perfetto, passiamo la parola appunto all'assessore. Sì, grazie Antonella. Chiedo scusa, inizio perché alle 8 sono di Guardia Medica, quindi il dovere mi chiama. Ringrazio Antonella e ringrazio il gruppo politico Officina delle Idee per l'invito. È un invito che ho raccolto con molto piacere, anche perché vorrei dare il mio contributo, un taglio autobiografico, perché vedendo chi erano gli ospiti che intervenivano, comincerei con la preside Otellitano. 39 anni fa, in un certo periodo, trepidavamo per gli esami di maturità al liceo classico di Uovile, quando era nell'attuale sede municipale. Quindi, autobiografia. Preside Pertigno, meravigliosa preside, referente per la Costa Ionica per gli studenti dell'Università Cattolica. Io ho avuto la fortuna di frequentare Policlinico Gemelli a Roma, Università Cattolica, quindi anche lei fa parte della mia vita. E dulcis in fundo il preside Vito Pirruccio, che come fra quegli ultimi dei Moicani è un
rappresentante del materialismo storico, per cui abbiamo un confronto nella mia vita continuo con i rappresentanti del materialismo storico, nella mia vita, nei miei affetti, e quindi, ripeto, tutte e tre siete dei pilastri della mia vita. Sono 9 anni che io non sono più nella scuola perché per raggiunti i limiti di età e soprattutto di servizio sono stata mandata a casa. Lo dico sempre perché per me è stata veramente una separazione dolorosa dalla scuola, perché ho amato la scuola e gli studenti veramente come persone, non come strumenti nelle nostre mani che dovevamo fare al nostro piacimento. Quindi io ho accolto l'invito del professore Pagliuso, al quale mi legano sentimenti di stima, di amicizia, perché ho ritenuto che fosse mio dovere essere qui presente per rendere omaggio a questi ragazzi che hanno dato a noi adulti una lezione di vita, perché a conclusione della partita, diciamo, no? Hanno saputo salutarsi senza rancori, senza odi e senza risentimenti. Tutto si è concluso con una stretta di mano. E questo per noi deve essere veramente un esempio. Certamente dopo tutto quello che hanno detto i miei colleghi, ai quali sono legati, con la professora dottoressa Solitano, abbiamo condiviso giornate di intenso lavoro. E se il liceo è arrivato a quel livello a cui è arrivato, certamente il merito non è stato solo mio. Io ho lavorato e non mi sono risparmiata in niente, perché volevo che i nostri ragazzi non avessero nulla di meno rispetto ai ragazzi del nord. Io sono stata al nord e avrei potuto rimanere per lì perché io mi trovavo bene, mi ero integrata perfettamente, però sono tornata nella mia terra perché ho sentito il dovere morale di dover rendere alla mia terra quella che la mia terra mi aveva dato. Io ho frequentato come voi il liceo classico di Luce. E sono qui stasera per dire grazie a quel liceo che mi ha formato e che mi ha dato gli strumenti per poter andare avanti e per poter arrivare dove sono arrivato. Non certo al ministro, perché io non ho mai voluto fare politica, né sono adatta per la politica, per questa politica sporca che c'è in giro, sarei stata per una politica diversa. Però devo dire un grazie ai miei docenti, la scuola era diversa allora, ma non diversa nella finalità, quella della promozione della persona e dello studente. Non era una cultura libresca quella che ci ha dato la vecchia scuola. Lungi da me il pensare che la scuola di oggi sia migliore della scuola di allora. Quella era la scuola di quel tempo. Oggi noi non siamo, noi non ho avuto la fortuna come voi di andare a fare queste esperienze, no? Però è stata una scuola dalla quale sono uscite persone veramente formate. Giovanna Maria Pelidano, la preside del liceo classico di Olivelli Lodi. Prego. Allora, buonasera a tutti. Prima di tutto mi tocca ringraziare. Allora, mi tocca ringraziare, dicevo, chi ha organizzato questa manifestazione. Io ho avuto la telefonata dal professore Cagliuso, lo ringrazio, ma ringrazio tutti i caolognesi, che ricordo quelli di Caologna Superiore, dove io ho iniziato questa mia esperienza di preside, dirigente scolastico, come ci ingiuriano. Di fatto noi presidi siamo. E ricordo sempre con grande affetto quella realtà, perché le realtà piccole sono realtà dove si vive ancora quella condizione umana che manca invece nelle realtà più larghe, più, diciamo così, consolidate dal punto di vista cittadino. E vabbè, poi le mie esperienze sono arrivate, io ormai questo è il 9° anno che sono al liceo classico, sono dirigente dell'IES Olivetti Panetta. Il liceo classico è la componente più significativa di questo istituto di istruzione superiore. Ora, io sono breve, io di solito non amo parlare in pubblico e non amo parlare molto. A me piace lavorare, ma parlare poco, soprattutto, cioè,
non mi va di fare chiacchiere inutili. Allora, due riflessioni però mi toccano fare, mi tocca farle. Allora, intanto la scuola. La scuola, voi sapete, è stata bistrattata ormai da anni, vive una crisi di valore, di qualità professionale, che sembra, insomma, una crisi che sembra non avere sbocco e non avere fine. Però io dico sempre ai ragazzi, che lo dico a tutti, che intanto ciascuno di noi, se ciascuno di noi fa il proprio dovere, si impegna con senso di responsabilità, allora le cose cambiano, ma se noi facciamo le vittime e ci lamentiamo sempre, non cambia nulla. Allora io lavoro, cioè sono, come devo dire, mi impegno perché la scuola funzioni. Non è facile gestire, io in tutto l'istituto sono 760 alunni, quindi non è facile gestire 760 persone con tutte le problematiche che ci sono. E però io penso che quando noi diamo, gli altri rispondono. E così i ragazzi quando sono protagonisti, quando sentono che vengono trattati come persone in crescita, rispondono alle nostre sollecitazioni. Ora, quando la professoressa Ricciardello è venuta a dirmi: Antonio Panetta ha iscritto la classe quinta C e la RAI ha risposto positivamente perché i ragazzi partecipino, lei cosa ne pensa, Presidente? Io ho detto: io sono d'accordo, purché i ragazzi si preparino e non ci facciano fare le figuracce che di solito facciamo noi quando, come Locride, devono essere ragazzi capaci di portare la bandiera della nostra terra. Io ringrazio tutti voi per le bellissime parole e per l'affetto che avete dimostrato per questi ragazzi, che io conosco da tanto tempo. Io sono loro docente di lettere da ben 4 anni e già l'idea di vederli andare via dopo il diploma veramente mi procura grande dispiacere, cioè a loro ovviamente auguro tutto il meglio. Vi porto i saluti della RAI tramite uno degli organizzatori di Per un pugno di libri, il dottor Riccardo Lacchè, che si occupa della sceneggiatura e della progettazione e che è stato anche la persona che mi ha contattato. Io confesso di avere un grosso limite, detesto guardare la televisione fin da piccola e quindi ignoravo bellamente l'esistenza del programma Per un pugno di libri. È un grande limite, mio papà un po' per cattiva maestra televisione mi ha rovinato, ecco, pedagogista e vabbè. Quindi Antonio ovviamente mi aveva detto di questa sua iniziativa, ma presa dal lavoro e dalle 100 cose che un docente deve seguire, me ne ero completamente dimenticata. Quando Lacchè mi ha contattato per la trasmissione, mi ha detto: presente il programma? E io ho detto, con tutto il candore di questo mondo, ero reduce da un pomeriggio impegnativo a scuola, ho detto: veramente io non guardo televisione. E lui mi ha risposto: guardi, per certi versi professoressa fa molto bene, però... Buonasera, hanno già detto molte parole, diciamo, i presenti. Io colgo l'occasione intanto per ringraziare i ragazzi. Loro lo sanno, noi cerchiamo in ogni modo di stare vicino alla loro formazione. Ci interessa naturalmente l'ambito culturale, l'ambito didattico, però in primo luogo ci interessa che loro capiscano che cosa sia l'impegno. Cioè, in questa occasione loro hanno toccato con mano la questione che riguarda l'obiettivo. Cioè, loro avevano un obiettivo e hanno lavorato per raggiungere quell'obiettivo. Si sono organizzati, hanno avuto anche una grande capacità organizzativa, perché la mia collega è stata bravissima, impeccabile nel lavoro, diciamo, di preparazione dei tempi, dei modi e del materiale, ma loro sono stati molto bravi nel capire quale ruolo potessero avere, quale ruolo potessero giocare nell'ambito proprio della squadra. Quindi vederli diciamo all'opera per noi è stato veramente motivo di orgoglio. Tra l'altro noi docenti, quando li abbiamo accompagnati, siamo stati isolati
in una stanzetta, per cui abbiamo sofferto moltissimo mentre loro erano impegnati durante la gara. Quindi vivevamo in diretta le emozioni che loro in quel momento stavano provando. Non potevamo ovviamente intervenire, quando c'era qualche momento diciamo di defiance non potevamo essere lì a dare loro insomma anche uno sguardo di coraggio, eccetera. Quindi è stato da questo punto di vista anche per noi un'esperienza sicuramente nuova e irripetibile, perché non penso che ci ricapiterà poi chissà quante altre volte di anche semplicemente di entrare in uno studio Rai. È stata un'occasione anche diciamo di vita, un'esperienza di vita per i ragazzi dal punto di vista appunto formativo, ma anche dal punto di vista di esperienza. Loro la ricorderanno sempre, la ricorderanno anche perché hanno lavorato insieme. Io li ho visti più uniti, io li conosco da 2 anni questi ragazzi, abbiamo fatto insieme l'anno scorso e quest'anno. Ho notato che questa esperienza li ha uniti, li ha fatti crescere, li ha fatti maturare, sono più consapevoli. Hanno imparato anche loro a gestire la questione che riguarda la diversità.